po' viziata, quella finestra andrebbe spalancata, tela rovinata e la cornice tutta consumata, polvere, troppi ricordi, è meglio essere sordi, e forse è già tardi per togliere la polvere. Un remix come si usava fare tanto, tanto, tanto tempo fa, questo di Polvere di Enrico Ruggeri. Questo è sempre Prendi l'Astronave, noi siamo sempre Claudio Egno con i nostri super ospiti, Cristiano Pallolini, sponsor della trasmissione, e il Levigatore che si sta allacciando le scarpe, ma che tornerà più tardi, mentre adesso dobbiamo riprendere il filo che abbiamo interrotto nella scorsa puntata, nello scorso appuntamento, dove vi abbiamo illustrato con un riassunto molto particolare, un po' teatrale, quello che è stato fino ad oggi Prendi l'Astronave. Molto bene, il riassunto della settimana scorsa si concludeva con la mitica Profondo Rosso, ma adesso noi dobbiamo cercare il colpevole del complotto, dobbiamo riuscire a scoprire chi è che ha sabotato la nostra regia. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together kooky, the Addams Family. The house is a museum where people come to see them. They really are a scream, the Addams Family. L'enigma resta. L'enigma del complotto. Chi trama nell'ombra? Ha sabotato la cabina regia poco prima di andare in diretta la sera del 23 marzo. Per caso c'è un traditore a bordo dell'astronave? Fuori il traditore, fuori dall'astronave, fermiamo il complotto, fermiamo il complotto. Arrotino un bernaio, 4 massimi le linee, fermiamo il complotto. Eccolo, eccolo, eccolo! Sta scappando! Sta scappando dalla radio! Inseguitelo, all'inseguimento! Torna indietro! Torna indietro! Augusto! Inseguitelo! Prendetelo! Presto, Pallolino! Pallolini! Bloccalo con le catene! Usa quella da 30 euro! Emergenza! Emergenza! Attenzione! Stato in emergenza! Bloccato il sito! Sei circondato. Maledetto. No, momento. No, fermo. Giù la maschera. Ma tu sei... Effettivamente avevo un po' di fretta. Ho trovato le guarnizioni della Carmensita, da ferramenta di Frassinello. Ieri ho portato l'acconto e adesso andavo a ritirarle. Non vorrei che chiudesse un negozio. Ramelle, devo andare a Frassinello. Falso allarme, rientrate nell'astronave, 4 mazzi, 1000 lire, patate e cipolle, signor. Mamma mia, allora anche questa volta è stato un falso allarme, era il manager di Gigi D'Alassio. Egno, ma anche tu me lo potevi dire che il manager di Gigi D'Alassio era già arrivato a bordo dell'astronave. Sì, ma non ha avuto il tempo, tu sei partito subito, volevi prendere questa specie di traditore, non è lui. Ebbene, ma io ho visto un'ombra furtiva uscire così
c'è un traditore tra di noi, ma non è lui. Dobbiamo assolutamente scoprirlo, magari ci riusciremo la settimana prossima.